Bastardo di merda! Radio Maronno, la radio di Padre Maronno. In quel tempo il Santissimo Padre Maronno si recava insieme al pastorello Girolamo a raccogliere i consensi della gente nel corso della pia e giustissima manifestazione del Family Day. Oh, no. Padre, ma perché partecipiamo al Family Day se non abbiamo i figli? Maronna! Parla per te, parla! Io quest'anno sono già la terza causa per il riconoscimento della paternità. Ma è un prete. Avete dei bambini! Tale mamma te se ce li ho! Ma perché allora non li avete portati? Portare quei bambini in mezzo a tutti questi preti! Ma sei scemo o cosa? E allora anche voi siete un prete? Ma certo, però io sono un prete più tradizionale, diciamo. A me continua sempre a piacermi la fisioterapia. È per quello che visitate spesso quei centri massaggi cinesi. Massaggi, certo. Ora smetti di parlare e andiamo a incontrare gente che conta per rimediare favori. Per conto della famiglia, ovviamente, non per i froci. Ed ecco il Santissimo Padre farsi incontro a uomini di potere per portare la sua voce alla causa della difesa della famiglia, oltre che di un paio di gare d'appalto comunali. Onorevole Ladronzi! Chi è? Ehi, padre Madonna, Maronno, com'è che si chiama? La puttana mamma! Anche la sua! Anche lei qua, in prima linea come noi, in difesa dei valori della famiglia tradizionale! Posso presentarle alla mia terza moglie? Venga, venga! Certo, certo, dove? Moglie, vieni qua! Ma saluto qua il padre! Piacere, mi chiamo! Luisa, che sorpresa! Saranno anni che non ci vediamo! Mi conoscete già voi due? Sì, sì, ci frequentavamo anni fa quando avevo quell'istituto, quel gruppo di preghiera sulla statale che poi ha tolto dal peccato molte belle giovani. Ma padre, non avevo dubbi che la mia Luisa fosse una donna pia e religiosa. Comunque sono contento di averla al nostro fianco, qui dobbiamo resistere, padre. Oggi matrimoni gay e domani chissà che si inventano questi qua. Magari rimetteranno il falso in bilancio come reato. E qua siamo sotto attacco, padre, glielo dico io. È così, bravo. E poi parliamoci chiaramente, questo è DDL Cirinnà. Padre, questa è una vera bestemmia per i nostri valori. Ma perché, onorevole, l'ha letto? Io? Ci mancherebbe altro, certo che no. Ma mi metto pure a leggere i decreti io. Appunto. Ascolti, poi per quella faccendina là degli appalti ci sistemiamo, Ma lei mi deve fare un altro favore in cambio, un grosso favore, padre. Certo, a disposizione, Ladronzi. Questo Family Day non mi decolla. Mi serve una figura autoritaria, qualcuno che mi faccia fare una bella figura sul palco. Che mi porti dei consensi, insomma. Quello dovrei essere io, allora. Ma sì, padre, lei è l'uomo giusto. Ha quella cosa, come dire, quel fascino che... lei, ecco, li fa sentire come uno di loro, perché sembra uno di loro. Ma che dice, uno di loro? Io le do 2000 euro. Netti? Netti. Sono uno di loro, mi ha convinto. Ed ecco il Sommissimo Padre prendere la parola dinanzi a una folla di 2 milioni di fedeli al Circo Massimo, insomma. Disposti in modo da sembrare solo 50.000 poveracci. Ma è un'impressione, sono 2 milioni precisi, lo conferma anche Cristo della Madonna. Alle carissime persone che sono venute qui perché amano la famiglia, in verità vi dico il coso, il come si chiama, il PDL, il DDL, padre, DDL Cirinnà. Sì, vabbè, il Cirinnello DNA è sbagliato, Maron, è un attacco a tutte le famiglie. Noi faremo del nostro meglio per abolire questo zozzo lurido decreto legge per peccatori e vi prometto che il qui presente onorevole Ladronzi, se lo voterete, ma anche e soprattutto se inizierete a condividerlo su Facebook, farà un nuovo decreto legge. Un decreto legge fatto apposta per voi, umili pecorelle del Signore. Aia. Abbiamo trasmesso il decreto gregge.